Ragazze, oggi vi parlo di un nuovo sito che vende cosmetica di qualità, però a prezzi comunque anche scontati. Si trovano anche degli sconti. Si tratta del sito anticarboristeriaonline.it, con il quale ho avuto il piacere di collaborare e mi ha inviato, in questo caso da testare per voi, un doccia schiuma della linea Terme di Comano. È una linea di cui vi avevo già parlato, quindi se già avete visto lo scorso video sapete che formula i suoi prodotti in un modo comunque abbastanza specifico e non è proprio un brand da supermercato. Comunque hanno tutti un comune denominatore, ovvero questi prodotti contengono tutti acqua delle terme di Comano, quindi acqua termale. Non so se già conoscete queste terme, io prima non le conoscevo, comunque andando informandomi un po', in queste terme curano i problemi di pelle, psoriasi, dermatiti e altri problemi di questo tipo, e hanno creato anche la loro linea di cosmetici che comunque rimane sempre su questa linea, quindi è una linea molto delicata, formulata abbastanza bene anche per un certo pubblico. Quindi se siete un pubblico molto giovane, siete delle ragazze molto giovani a cui vanno bene tutti i prodotti da supermercato, vi dico che non fa per voi. Se siete invece delle persone che ricercano dei prodotti di un certo tipo, perché magari hanno dei problemi di pelle o anche, come non so, hanno la pelle molto sensibile, molto delicata, se siete attenti alla formulazione, questo prodotto potrebbe fare per voi, quindi seguite la recensione. Il prodotto viene contenuto all'interno di questa scatola e all'interno c'è scritto doccia schiuma. Invece nella descrizione c'è scritto che questo doccia schiuma idratta la pelle e i capelli. Il tubetto è così, quindi è abbastanza grande, sono 200 ml e dura 12 mesi dall'apertura. La profumazione c'è, ma comunque è abbastanza leggera. Provando il prodotto ho notato che è un doccia schiuma molto delicato, non fa molta schiuma, ne fa veramente veramente poca. Per questo motivo forse ce ne vuole un po' di più rispetto ai doccia schiuma tradizionali, però rimane molto delicato. Inoltre, la confezione riporta anche la scritta nickel testato, quindi dovrebbe andare bene anche a chi ha problemi di allergia al nickel. Per quanto riguarda l'igiene del corpo, mi sono trovata bene, anche se devo ammettere che io sono abituata a usare detergenti di un altro tipo, detergenti molto schiumogeni. Quindi è stata comunque una sensazione diversa lavarsi con questo prodotto. Però ne va comunque della delicatezza. Per quanto riguarda i capelli, invece, non sono rimasta soddisfatta perché è troppo 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 delicato per i capelli e non me li lava bene. Quindi sono andata anche poi a controllare la formula INCI e devo dire che i semafori sono tutti quasi verdi e gialli. Comunque vi metto proprio l'INCI con i semafori sul blog, così potete andare a guardarlo più accuratamente. Il prezzo è di 13,95 euro, scontato invece di 15,50, quindi non è proprio economico, però so bene che chi è abituato a comprare prodotti di farmacia, anche se spesso in realtà non sono poi così delicati o così ben formulati, o che ancora di più è abituato a comprare prodotti biologici, eco bio, quindi molto delicati, spende un bel po' anche per i doccia schiuma. Quindi questo qua per 200 ml, 13,95, potrebbe essere un prezzo interessante per un target di un certo tipo. Ovviamente, se hai 12 anni e se il bagno schiuma, non so, della Yves Rocher o del supermercato ti va benissimo, non ha senso comprare questo. Se una pelle che non ha particolarmente problemi o particolari esigenze, non ha molto senso. Per quanto riguarda invece le spese di spedizione, sono 6,95 euro e il tutto viene inviato con il corriere in una scatola. Vedete comunque anche le foto. Quando inviano i prodotti faccio la foto e la metto su Instagram, quindi se ancora non mi avete aggiunta su Instagram aggiungetemi, mi trovate come Rossy Makeup. E comunque è abbastanza veloce la spedizione, quindi la spedizione sono abbastanza contenta. Spero che la recensione vi sia stata utile e fatemi sapere pure nei commenti cosa ne pensate. Vi lascio un bacio, ciao!